Marcel Proust del Giardino di Tobruk. Ringraziamo, chiedo scusa, per tutto il comunicato. Benvenuti alla saletta Marcel Proust del Giardino di Tobruk. Ringraziamo il professore Gennaro Oliviero per l'ospitalità. Voglio ringraziare la professoressa Vittoria Caso e il professor Ciro Gaia, che questa sera ci parleranno del libro di Ciro di Novellis, Partenope per Maio al Martoriento. Grazie innanzitutto per essere venuti, perché comunque in un periodo del genere è sempre difficile raccogliere lettori, ci sono molti molti scrittori e pochi lettori, quindi grazie veramente. E do subito la parola al professore Oliviero, che farà una introduzione. Grazie e buona giornata. Innanzitutto vi mostro i miei geni loci. Allora, vedete intorno là quel signore là, Marcel Proust. Io sono il segretario generale dell'associazione Amici Marcel Proust, nonché il direttore della rivista Quaderni Proustiani, una rivista bilingue italiano-francese. Ci sono i gatti che ci appartengono. Giardino di Babouk è dedicato ai gatti. Babouk era un gatto, come molti sapete, e abbiamo 20 gatti nel giardino. Poi abbiamo Francesco De Santis, che ha abitato nella mia casa, la casa dove abito io attualmente, dal 1837 al 1840, ha abitato 4 anni nella mia casa, insieme a un suo sodale, che si chiama Enrico Amante. Poi ci sta Francesco Caracciolo, ammirai di Caracciolo, che sta qua, ed ereditò tante cose, o meglio, aveva un bel patrimonio. Quando è morto Caracciolo, impiccato il 24 maggio giugno del 1700, caduta la rivoluzione, il Caracciolo fece la fine che fece. Dopo 3 mesi fu letto il testamento di Caracciolo. Caracciolo non era sposato, aveva fratelli, sorelle, eccetera, eccetera, ma lasciò tutto il suo patrimonio a un marinaio che da 20 anni stava con lui, che si chiamava Antonio Passaro. Questo marinaio, lui Scurn, che si era capito il senso di questa eredità completa, vendette tutto e se ne scappò e si è perso le tracce. Uno dei beni dell'Alfredo di Caracci è il giardino di Babouk. Chiudiamo questa piccola parentesi informativa sui geni loci di questa. Io ho letto questo libro con molto interesse, perché è un libro coltissimo, pieno di fatti, che mi ha fatto molto pensare a quello che diceva. Ci sono vicende, ci sono leggende, ci sono miti, ci sono storia, e mi ha fatto molto pensare a quello che diceva Croce, storia e leggende napoletane. Ci sono tanti fatti che si collocano in difficoltà tra la storia e la leggenda. Leggendo questo libro sono cose che affascinano, proprio c'è questo senso del mistero, del mito, eccetera. C'è tutta questa bella rappresentazione, spiegazione, illustrazione, analisi sull'arco, che è una cosa affascinante, che non è mai letto, e ho trovato di estremo interesse questa analisi così approfondita, fatta con una dovizia di riferimenti storici, culturali, eccetera. E poi questo libro mi è piaciuto anche perché c'è una parte che riguarda le grotte, degli altri, eccetera. Dato che naturalmente qui nel giardino abbiamo l'ipogeo di Babouk, che è stato un miracolo, perché quando io ho acquistato questo complesso nel bando, era una vendita all'asta, nel bando era indicato giardino più caverno grotta. Io avevo inteso che si trattasse di un cellaio, invece poi si era perso memoria del fatto che questo è un accesso a Napoli sotterranea, quindi questo ipogeo di Babouk, che è stato illuminato, pulito, visita, eccetera, eccetera. E quindi il sottosuolo, le grotte mi interessano. E mi è interessato molto in particolare una vicenda che è descritta nel libro, sia pure sotto l'indicazione secondo la tradizione, è della grotta della regina Maria Cristina di Savoia. Maria Cristina che fu la moglie di Ferdinando II. La povera Maria Cristina, incinta, morì di parto, il figliolo fu il Francesco, che poi sarà Francesco II dopo tanti. Ora, questo personaggio è affascinante. Io ho presentato un libro qualche mese fa su Donizetti, e quando Donizetti è stato a Napoli c'era la regina Maria Cristina, la quale doveva forse farsi suora perché aveva la vocazione monastica, però per fatti naturalmente di matrimoni combinati a livello, dovette sposare. Però questa
donna che era così pia, così devota, eccetera, eccetera, era talmente turbata tutto quello che non era santo, che per esempio pretendeva, è pure ricordato, che se mettevi le ballerine di San Carlo si coprissero le gambe, e addirittura quando fu dato un'opera in cui c'era una vicenda molto scatola, lui disse al re quest'opera non si dà, e non fu dato quest'opera. Nel libro si racconta di questa grotta che c'è nel bosco di Capodimonte, e c'è una descrizione affascinante di come a questa grotta si arrivava con mille difficoltà, scarpate di lupi, vegetazione intensa, eccetera, eccetera. E secondo la tradizione, la nostra regina Maria Cristina andava lì a pregare, dove c'è un masso che si è una sorta di appoggio di altare, eccetera. Questo episodio di questa regina che di notte si avventura nella boscaglia, scende un dirupo, affronta molte difficoltà per andare a pregare in questa grotta, mi ha affascinato moltissimo. Quindi ringrazio e chiudo la mia presentazione. Il coordinatore è assente, quindi diamo la parola direttamente, non so, perché non sono informato, alla professoressa Vittoria Caso, che diciamo il mio partner è un partner d'eccezione. Abbiamo visto il professor Olivieri, è la professoressa di Umane e Lettere Vittoria Caso, lo storico, diciamo, scrittore, storico, politico pure, perché è stato pure sindaco del suo paese natio, assessore. Assessore alla cultura del comune di Somma Vesiliano. Facente funzione. Ma io credevo che il sindaco fosse qualche cosa di più, E allora iniziamo proprio con la professoressa Vittoria Caso, sperando che sia indulgente nei miei riguardi. Che sia? Indulgente nei miei riguardi. Sì, è quello che io dicevo prima con qualche amico nel cortile, che appunto l'ambiente è piccolo però, no? Ok, vabbè. Quindi, dicevo prima, nel cortile, io ho assistito praticamente al parto di questo libro, a proposito di Partenope mai alla partoriente, e quindi l'ho seguito nel suo Fieri. È un piacere ovviamente essere ritornati in presenza da qualche mese, probabilmente stiamo presentando anche al chiuso, perché durante l'estate i libri li abbiamo presentati all'aperto e quindi eravamo tutti quanti più tranquilli. E allora niente, questo saggio di Ciro De Novellis, che è appunto intitolato Partenope Maia la partoriente, che voi vedete lì, è in effetti un percorso, anzi è il prosieguo e l'approfondimento di un altro percorso precedente, intitolato La via dei canapi, sulle tracce del mito di Maia ai confini di Napoli. Con la professione del professor Ciro Caio. Ah, ecco, bene, sì, quello l'abbiamo presentato un po' di anni fa, un po' di anni fa, all'interno dei miei appuntamenti col libro. Eppure piacque molto quel testo. È quindi una ricerca. Però, ecco, una ricerca che pur avanzando interessanti ipotesi e soddisfacendo alcuni interrogativi, sollevava perplessità e dubbi, che l'autore in questo nuovo e più ricco saggio quindi ha deciso di chiarire. Ora, qui mi rifaccio anche un attimo a quello che diceva prima il professor Olivieri, è nella tradizione, nelle tradizioni, che s'annidano le radici della nostra storia. Radici che affondano nella notte dei tempi, magicamente avvolte dal fascino del mistero. Un vero e proprio archivio segreto collettivo, ecco, io così definirei le nostre tradizioni, che non è certamente facile recuperare per riportare alla luce informazioni preziose che ora l'oblio del tempo, ora la trascuratezza,
oppure, peggio, la volontà di mistificare hanno cercato di occultare. La tenacia e la passione di Ciro De Novellis sono sicuramente straordinarie e encomiabili, ed è proprio con queste, con tenacia e con passione, che si inoltra in un percorso conoscitivo della città partenopea. Un percorso sicuramente diverso dai mille e mille sentieri già battuti, ampliando, e qui ci ritroviamo con la stessa definizione, a cerchi concentrici, l'ambito dei suoi studi, avvalendosi di dati non solo storici, ma agiografici, geografici, religiosi, etnografici, antropologici, etimologici, mitografici e filologici. Quindi pensate un po' che panorama. Infatti, attraverso l'analisi dei dati corroborati da testi ignorati da molti, nonostante siano portatori di verità, l'autore, se da una parte riesce a dimostrare tesi, dall'altra convalida ipotesi e ne costruisce di nuove, più ampie e più varie. La toponomastica, per esempio, ecco, che lui utilizza come strumento di conoscenza, è utile ausilio nel dare senso alle ipotesi e nel supportarle, azzerando tesi accreditate talvolta di parte e portando alla luce la centralità dimenticata di luoghi topici del territorio napoletano, luoghi poi devastati, obliati sia nel loro valore strategico sia nel loro significato tradizionale. Ed allora, ecco, possiamo porci delle domande, possiamo chiederci, nel corso di una ricerca, a quali dati bisogna rivolgere la propria attenzione e quali invece sono i dati che si possono trascurare? Infatti, da questa delicata operazione deriva appunto l'oggettività della ricerca, un'oggettività frutto chiaramente di una scelta operata con onestà di mente e di cuore. Dicevo, dovrebbe scaturire l'oggettività. Perché uso il condizionale? Ecco, perché valori e giudizi a prioristici orientano spesso sia il modo di scavare nella memoria, sia la distinzione tra cosa obliare e cosa no, sia il criterio di scelta in quello dei dati appunto da utilizzare per la ricerca. Ora, nel suo saggio, che è ricco, ricchissimo e articolato, Ciro De Novellis coglie con sofferenza le contraddizioni, le alterazioni, le esagerazioni, così come le interpretazioni pregiudizievoli, dettate talvolta da ideologie di parte, le letture oscurantiste, mistificanti o mistificate da fantasia, e sulla base di elementi ricavati da testi editi sia molto noti sia meno noti, ripescati in biblioteche pubbliche e private, Ciro si propone di accertare quel vero che è proprio della storia. Ora, relativamente alla metodologia della ricerca, c'è il compianto professor Amos Luzzato che dà delle indicazioni che mi sembrano molto interessanti. Ecco, il professore Luzzato dice: possiamo indicare dei valori che sono in realtà giudizi dei quali siamo già forniti a priori e che orientano il nostro modo di scavare in profondità nella memoria. Quindi vediamo quali sono questi valori. Il professor Luzzato ne indica tre. Il primo di questi valori si chiama civiltà ed esso significa il procedere del consorzio umano dalla legge del trionfo del più forte a quella del supporto per i più deboli,
dalla soppressione del rivale o di quello che si ritiene possa soltanto chiedere alla società, senza nulla dare, al principio della solidarietà. Il secondo valore che ci indica il professor Luzzato consiste nel valorizzare la varietà umana, la ricchezza delle cosiddette culture altre, delle lingue altre, delle fedi altre. Quindi significa la libera circolazione delle idee, senza opporvi ostacoli neppure economici. Il terzo valore, infine, indica il dialogo, il confronto, la trattativa, come unici strumenti che possono risolvere i contenziosi umani, proibendo come reato qualsiasi ricorso alla violenza. Tre valori, dunque, che sono tre parametri utilizzati o in maniera consapevole o inconsapevole talvolta nell'ambito della ricerca. Cercare la verità, dunque, è un'operazione rivoluzionaria, è un'operazione di civiltà, di valorizzazione e dialogo fra le culture, nonché, aggiungo io, di rispetto verso i nostri antenati e verso tutto quanto abbiamo ereditato da loro. Ecco perché Partenope Maia La Parte Oriente è un saggio rivoluzionario, per le ipotesi suggestive e innovative, miranti a ripristinare quel vero di manzoniana memoria che la ragione ricerca attraverso 12 step, ciascuno con proprio titolo, cioè 12 capitoli, articolati talora in paragrafi e preceduti da una premessa e da una introduzione chiarificatrice. Quali sono questi capitoli? La festa dell'archetiello, relativamente alla quale, ecco, Ciro è riuscito a procurarsi delle testimonianze, è vero Ciro, sull'esistenza di questa festa che ancora oggi alcuni ricordavano nella zona di Marianella. Sì, Mianella. Mianella, benissimo. Poi il territorio, con la storia e l'archeologia del territorio, la via dei canapi, che ovviamente non poteva mancare, essendo questo un prosieguo e un approfondimento del precedente testo, intendendo per via dei canapi la Neapolis Puteolim, da Antignano fino a Miano, l'acquedotto romano, archi, archetielli e arcobaleno, il culto dell'arco, e la grotta. Ecco, qui ci sono citate, oltre la grotta di Maria Cristina, anche altre grotte, le Madonne, e quindi qui abbiamo diverse chiese, tra cui la chiesa Santissima dell'Arco, la chiesa di Santa Patrizia, Maria Santissima degli Angeli al Cavone, e siamo sempre qui nella zona proprio del bosco di Capodimonte, nella zona di Capodimonte. Ancora abbiamo un altro capitolo in cui Ciro si sofferma sui segni di derivazione magico-religiosi, la madre di ogni cosa, la fabula brevis. Ancora un altro capitolo è sulla femmina, con tutte le varie etimologie che riesce a recuperare, etimologie anche abbastanza insolite e originali, etimologia e mito per l'appunto, e poi l'origine del mantra dell'arco. Monte Echia, visto da una nuova dimensione. Per chiudere con i Maya, Maya a Maya, quindi un viaggio nel mito di Maya da Megaride fino a Mianella e da lì fino poi alla penisola dello Yucatan. Quindi un percorso, questo, come vedete, molto ricco, del resto il testo è insomma voluminoso, ma assolutamente non è noioso, è molto ma molto interessante. Quindi un percorso complesso, costellato di notizie approfondite e spiegate in note, di ipotesi confermate da autorevoli fonti documentarie e testi analizzati con spirito critico, citati e spiegati dettagliatamente in nota, traduzioni, riflessioni, confronti, confutazioni di precedenti tesi, confutazioni che possono apparire dissacratorie, ma sono comunque documentate. Un denominatore comune importantissimo, l'arco.
L'arco a cui Ciro dedica e dedicherà tante altre ricerche e studi, simbolo atavico di un'anima segreta e arcaica e di ancestrali messaggi, così come la grotta. Testimonianze orali, come dicevo prima, tra l'altro le ha recuperate anche per la festa dell'Archetiello, di cui c'è ancora memoria, ed altre testimonianze interessanti. Ci sono molte testimonianze iconografiche che sono riportate nel testo, quali disegni, quadri, stampe d'epoca uniche o rare, sono state recuperate proprio personalmente dall'autore. Gli sono costate anche tanti bei soldini, lui me l'ha confessata questa cosa, però ecco, io ritengo che in particolar modo quelle che sono le stampe d'epoca e quelli che sono dei disegni realizzati in quel preciso momento storico hanno immortalato l'hic et nunc di quel momento, di quel luogo. E quindi come si fa a confutare che quel luogo era costituito in quel determinato modo, quando abbiamo delle testimonianze così chiare? In ogni caso, ecco, come la memoria è sedimentata nelle tradizioni, così le tradizioni sostengono e confermano la memoria, c'è una reciprocità. Quindi non solo le immagini, ecco, rendono più concreti e visibili gli aspetti della tradizione rispetto a quanto lascia percepire la parola narrante, ma ecco, in qualche modo, quindi tutte queste testimonianze confermano molte delle ipotesi costruite da Ciro e danno il via poi ad ulteriori ipotesi. Ecco perché parlavo di cerchi concentrici. Ora, c'è un professore di umane lettere, il professor Luciano Canfora, che io ammiro tantissimo, addirittura quando l'ho conosciuto mi sono emozionata. Lui è professore di latino e greco all'Università di Bari ed è un vero e proprio mostro sacro. Luciano Canfora ha studiato tantissimo quelle che sono le origini delle varie tradizioni, andando sempre più a ritroso nel tempo. Chiaramente, essendo un docente di latino e greco, è chiaro che è andato a ritroso anche nel mondo greco. Ebbene, ci sono delle riflessioni molto interessanti che fa Luciano Canfora che voglio condividere con voi. Il ricordo del proprio passato possiede un significato che può sfumare nelle narrazioni fantastiche. L'idea degli esordi storici di un intero popolo, afferma appunto il professore, può raccogliere in sé un potenziale evocativo e mitico in grado di ravvivare una comunità umana. Nel racconto delle origini si concentrano le ansie di sicurezza e di legittimazione riguardanti l'identità di cultura. Ma la storia quando ha cominciato a definire se stessa? Proprio in contrapposizione alla narrazione mitica. La nascita del genere storico nella Grecia antica venne effettuato attraverso il rifiuto sistematico delle spiegazioni mitiche e tramite l'uso di fonti documentarie accertate. Infatti Erodoto e Tucidide si tennero lontani dalla seduzione del mito e mirarono alla ricerca della verità. Tuttavia, conclude poi il professore Canfora, è presente nell'impresa storiografica il richiamo al significato simbolico ed evocativo del dare radici a un popolo, del donare una sensatezza che sappia rispondere ad ansie più profonde della semplice conoscenza storica. Ecco, quindi, ancora poche parole e chiudo questo mio intervento. Ciro de Novellis, attraverso Partenope, Maia, la Partoriente, si pone proprio in tal senso, realizzando un coraggioso viaggio alla scoperta dell'intreccio arcano che lega il passato al presente,
attraverso l'enigmatico rapporto tra memoria e storia, dando nuova linfa alla ricerca e allo studio della nostra identità individuale e collettiva. Quindi il mio umilissimo suggerimento è leggere questo testo, che stimola sicuramente la nostra curiosità e arricchisce senza alcun dubbio le nostre conoscenze. Grazie a tutti. Scusate, sono dalla regia, dove siamo fra amici, quindi. Questo succede quando, ecco, io volendo essere cavaliere, quando è stato detto chi è che comincia a parlare, io ho fatto segno allo stesso caso. Adesso me ne vengo, perché avendo detto tutto lei, io ho difficoltà ad entrare in argomento. Allora, la conoscenza con Ciro De Novellis risale a molti anni addietro, e quando lui ha prodotto il suo primo lavoro, La Via dei Canapi, io ero allora preside al Liceo Sbordone di Napoli e avevo necessità, per cercare di capire quello che lui sosteneva in questa festa dell'Archetiello, avevo necessità di capire che cosa veramente fosse questa festa dell'Archetiello. E allora cominciai a fare un'indagine anche tra i familiari degli alunni dello Sbordone, oltre che tra i colleghi e collaboratori che erano allora lo Sbordone, per chi non lo sapesse, è un liceo che sta a Capodimonte, va bene, proprio di fronte al bosco. E quindi io cominciai a raccogliere una serie di testimonianze. E questa serie di testimonianze poi mi dettero allora e ancora mi confermano la validità di un discorso di recupero delle tradizioni e di radici a cui faceva chiaramente riferimento la professoressa Caso. E allora io mi addentrai nella lettura, perché faccio ancora un passo indietro, perché c'erano alcuni che ricordavano questa festa dell'Archetiello, ma soltanto come una giornata, come dire, di gita fuori porta, diciamo così, non certamente per il significato che poi chi l'aveva pensato, chi l'aveva costruita, chi l'aveva immaginata, pensava che veramente dovesse essere questa festa dell'Archetiello. Il lunedì in Albis si andava a mangiare da qualche parte e la cosa finiva lì. Ma perché? Il dubbio che insinua poi la domanda di Ciro De Novellis. E allora io approfondisco la lettura della Via dei Canapi e viene fuori questa immagine, questa metafora. Noi non ci conoscevamo, a cui ognuno di noi due ha fatto ricorso, che è quella dei cerchi concentrici. Questa tecnica dei cerchi concentrici è una tecnica comunque che ha accompagnato Ciro anche nella produzione di quest'altro lavoro, perché per dirla in un altro modo, ecco, io penso a una sorta di ipertesto. Voi siete pratici di computer, avete probabilmente a casa figliuoli grandi sicuramente, ma nipoti che fanno ricerca. Allora questa tecnica del computer, ogni discorso, ogni finestra è agganciata a un'altra finestra, però rimane comunque aperta perché ha necessità ogni volta di essere maggiormente ampliata e di fare maggiormente conoscenze ulteriori all'interno di queste finestre. Io mi trovo tra le mani un volumone che è questo qua che vedete sul tavolo, credo un paio d'anni fa, e una delle prime cose che io dico a Ciro: bisogna essiccarlo un poco, ma non perché asciugarlo, no? Ma non perché era fastidioso leggerlo, ma perché c'è una difficoltà nel mettere insieme questa messe di informazioni, di conoscenze che sono state tutte elencate dalla professoressa Caso. E allora, se io oggi dovessi dare una definizione, perché normalmente quando si presenta un libro si dice che
è un libro che appartiene alla, al settore della narrativa, che appartiene al genere della, dei gialli, che appartiene alla, alla saggistica. Io sicuramente posso dire, mi sentirei di dire che questo è un saggio, però dovrei mettere un aggettivo un po' diverso vicino, no? Perché si parla di saggio storico, di saggio antropologico, ci sono varie aree di approfondimento. Io questo lo definirei un saggio eretico. Eretico, ma un saggio eretico, pensando alla parola eresia nella sua radice proprio semantica, un'eresia, l'eretico è colui che sceglie. E allora io riprendo il discorso che ha fatto la professoressa Caso, cerco di girarlo, di approfondirlo secondo il mio modo di vedere. Ciro De Novellis in questo caso si è dimostrato un eretico, cioè ha avuto innanzitutto il coraggio di approfondire e di fare delle scelte. L'eresia è colui che sceglie, l'eretico è colui che sceglie, non è certamente colui che dice le bugie, no, ma è colui che sceglie di fare delle scelte all'interno di una ricerca, e ha cominciato a fare un lavoro da storico autodidatta, ma diverso dallo storico di professione, perché poi ci sono tanti storici di professione che hanno raccontato la narrazione storica, è andata avanti per secoli, spesso gli storici, o quasi sempre, gli storici si sono parlati addosso. Io ho scritto una cosa, poi un'altra l'ha riprodotta, poi è stata riprodotta, sempre partendo da quello che io ho scritto, e volta per volta si sono praticamente aggiunte, si sono mantenuti anche degli errori, perché se delle interpretazioni storiche iniziali sono state riportate in un certo modo, poi man mano questo errore è diventato, nel tempo è diventato, diciamo, fonte di conoscenza, fonte di certezza. Lui che cosa fa? Fa un lavoro di scavo storico, ma di scavo profondo, cioè è uno di quelli che si mette l'elmetto, un minatore quasi, no? Non uno che scava in superficie, un minatore, e scende giù. E qui gli manca poi, non gli manca il coraggio, ma gli manca probabilmente proprio la tecnica, perché è un rimprovero che io faccio ad alta voce in modo affettuoso, e ne abbiamo parlato anche prima, perché poi ogni settore, siccome le cose sono tantissime, ogni settore avrebbe bisogno di un ulteriore approfondimento. Io non so se gli sto dando un buon suggerimento per i prossimi 50 anni di quello che dovrà fare, no? Ma lui già sta approfondendo. Non sto assolutamente sbagliando, no? E quindi utilizzerò il suo titolo: cerchi concentrici infiniti. Ah, infiniti, esatto, abbiamo aggiunto anche infiniti. E quindi sta facendo questo lavoro di scavo profondo che sta comunque portando una significazione diversa anche al concetto di microstoria e di macrostoria. Allora, la microstoria, che normalmente è la figlia cenerentola della storia, quando si parla di microstoria mi sembra quasi che uno voglia raccontare una favola che è avvenuta qua fuori, mentre quando si parla di storia si pensa alla grande storia. La grande storia è semplice, la grande storia è facile anche da trasportare, anche da tradurre agli altri. Ma la grande storia deve essere fatta da tante piccole microstorie che aiutano a capire, che aiutano a dare significato a quello che è la grande storia. L'operazione inconsapevole, l'operazione consapevole, da incosciente, nel senso di uno che si è immesso in un circuito, cioè tu sei un pazzo, dove stai andando a finire? In questo senso, da incosciente. Tutti gli aggettivi che volete voi, l'ha fatto così Ciro De Novellis, producendo quest'ulteriore lavoro, che non è una passeggiata solita nella storia di Napoli, ma si è ritagliato un pezzo. Aveva ragione la professoressa Caso quando parlava del territorio. È molto tempo che io continuo a sostenere, anche siccome ho sempre molti incontri nelle scuole, ma anche con un pubblico adulto, è molto tempo che io, da molto tempo, continuo a dire che il vero libro di storia è il territorio. Sembra
sembra una, o meglio, possiamo dire ancora un'altra, per dirla meglio, il vero titolo, il libro di storia è la geografia, quindi praticamente la conoscenza del territorio. Allora, ritagliandosi quel pezzo di territorio che è quello specifico a cui fa riferimento, lui si immerge in questa buca profonda che è ancora più pericolosa della metafora dell'arco, della metafora della grotta. L'arco è questa sofferenza. La lettura degli antropologi, qual è stato? Quello dell'arco, quello del passaggio dalla vita alla morte. Nella tradizione popolare, specialmente, ogni qualvolta ci sta un arco, che sia un arco di luci, che sia un arco di fiori, vuole significare questo drammatico passaggio dalla vita alla morte e questo moltiplicarsi infinito di questo passaggio, di tutte le sofferenze, e per chi crede, ovviamente, che ha una fede di un certo modo, significa anche poi essere assunto in paradiso. Questa pubblicazione è talmente preziosa, e lo diceva bene la professoressa Caso, per tutte le cose aggiunte, perché non è una lettura fredda, non è una lettura che prosegue per step in continuità, ma l'ansia di comunicare, l'ansia della scoperta è insita nell'autore di questo testo, e allora volta per volta si arricchisce di riferimenti bibliografici, di riferimenti semantici. Ci sono parole di cui si è perso il seme, praticamente, di cui non si usa più, che non si ha conoscenza, e lui le riprende e le mette là. I testi, la ricerca, i riferimenti iconografici e quelli fotografici. Cioè, allora, a questo punto lui si inventa storico eretico. Beh, io continuo a dire storico eretico perché, ma l'invenzione non è in un senso negativo, l'inventarsi, il verbo inventarsi. L'inventarsi significa invenio, trovare una nuova strada per raccontare, per dare riferimenti di un racconto storico in un certo modo. E ovviamente poi vengono fuori anche delle interpretazioni per quanto riguarda, per esempio, il culto della Madonna, per quanto riguarda la religiosità. E ricorro ancora a quando dicevo, ha detto la professoressa Caso, per esempio, rispetto alla differenza del mito e della storia. Il ricorso al mito è quando non si sa dare una spiegazione fondata, no? Allora, quando non si sa dire come è nato la Terra, allora si dice che è nata magari perché Giove, perché Minerva, perché altri, diamo delle spiegazioni di un certo modo. Quando invece il mito è superato, quando le documentazioni, le conoscenze sono più certe, allora comincia la storia. Lui, Ciro, si è immesso in un circuito proprio storico molto, molto difficile, no? Io non saprei, da amico, che cosa consigliargli stasera, se dire, ma glielo dico con molto affetto, se dire da amico che magari vuole godersi questi anni difficili che stiamo vivendo, anche del post-Covid, dice va bene, hai fatto questo, adesso fermati, veditene bene, diremmo dalle nostre parti, no? Oppure, e questo poi è l'animo del, come dire, il modo di vedere dello studioso, dello storico che ci accomuna, oppure dire va bene, ti sei immesso in questo circuito, però adesso, lo dico così a modo di battuto, ti è piaciuta la bicicletta e pedala, cioè adesso tu devi continuare a scendere ancora più giù in questo in questa fossa profonda, in questo buco profondo, che è una sorta di imbuto, perché si stringe sempre di più e diventa anche difficile respirare in questo imbuto, perché adesso che tu hai individuato una serie di nuove strade da battere, di nuove ipotesi
mi rifaccio sempre all'attenta lettura della professoressa Caso, di nuove ipotesi, allora l'imbuto si restringe e tu hai necessità che all'ipotesi tu poi debba rispondere anche con delle tesi. E purtroppo, quando dico purtroppo e lo dico con amarezza, quando si comincia a confutare con tesi e si va ad intaccare il mondo degli accademici, mi insegnate tutti quanti, allora poi cominciano i contrasti, allora cominciano le sgomitate e cominciano anche gli sgambetti e comincia una certa letteratura anche giornalistica che taglia le gambe, che comincia così a far circolare la calunnia, no? E come diceva Edoardo De Filippo, la calunnia è quella, è un venticello, dice vicino viene un sciuscià. E la calunnia deve soffiare per forza, e allora tu devi avere, oltre alla mente buona, le gambe buone, devi avere anche le spalle forti, perché da questo momento devi cominciare a sostenere non soltanto l'affetto degli amici, e l'affetto degli amici a volte è anche pesante, no? E fa bene, ma devi sostenere da questo momento in poi anche coloro che cominceranno a spingerti, a darti di gomito, perché dici vabbè, ma quello eccetera. Mi sto eccetera. Aspettando. Ah? Mi sto aspettando. Sì, ma questa è una minaccia la tua, così loro hanno paura. Ecco, queste sono le sensazioni che mi vengono da questa lettura fatta più volte, dove poi all'interno ci sta, tu hai ripreso anche parte della prima produzione, La Via dei Canapi, e io riprendo con più forza ancora appunto l'immagine dei cerchi concentrici infiniti. Ne parlavamo con la professoressa qua fuori, abbiamo man mano ecco aggiustato anche il titolo, perché poi cerchi concentrici, e mi fermo su questo, cerchi concentrici infiniti, perché la sensazione che veniva dalla lettura del primo libro e dalla lettura del secondo libro pare che a volte ma io questo già l'ho letto 10 pagine prima, no? Il discorso non è questo, l'immagine, la metafora era questo: voi provate a buttare una pietra in uno stagno, man mano si allarga. Allora, man mano la conoscenza iniziale, con le successive e continue informazioni che sono immesse, si allarga sempre di più. Questa era l'idea dei cerchi concentrici. Allora ci si trova da una parte come spirito di ricerca questo imbuto che si stringe sempre di più, che il rapporto proprio, il punto di vista, la focale che diventa sempre più stretto, perché bisogna lavorare là sopra, e nel momento in cui sembra una sorta di partita a ping pong, questa pallina che va dal cerchio, dall'imbuto ai cerchi concentrici, più ci si affonda dentro, più poi si allarga la conoscenza, perché quanto maggiore la conoscenza, quanto più ampia è la ricerca, più si restringe il campo. Non so se sono riuscito ad essere chiaro. Lui sta facendo questo percorso, sta facendo questo tentativo. Noi gli possiamo essere vicini come amici, gli possiamo essere vicini come sostenitori, fin dove possono arrivare anche le nostre conoscenze, il nostro modo di vedere, però adesso lui si è assunto, come dire, un carico sulle spalle, e si è assunto anche un impegno con la società. Un impegno con la società che non è soltanto un impegno di tipo culturale, ma è innanzitutto un impegno di tipo politico. Un impegno di tipo politico perché affronta certe cose e guarda a queste cose come possibilità e necessità che ci possa essere un cambiamento. Perché la politica non è quella dei partiti, la politica non è quella delle amministrazioni. La grande politica, ognuno di noi è un essere politico, è un animale politico, è quello che può cambiare le cose per favorire appunto la comunità, la società. E lui è uno inserito a pieno titolo nel concetto di comunità, di un bene comune, di uno stare insieme. La comunità è uno stare insieme. Ciascuno, per poter sostenere le idee, ciascuno le proprie idee, ma per favorire tutti quanti gli altri che fanno parte di questa comunità. Queste sono le sensazioni, queste sono le mie impressioni dalla lettura
di questo testo, ma non dalla lettura, dalla rilettura di questo testo, perché l'ho dovuto leggere due o tre volte, perché lui me l'ha dato una volta, poi me l'ha dato la seconda volta, l'ho dovuto guardare, l'ho accompagnato, gli ho dato dei suggerimenti, non li ha accettati tutti quanti, spero che per il futuro farai. Grazie. Che ti piace a fare? Ringraziavo il professor Ciro Raio perché questa è verità, è eloquente verità, diciamo, la professoressa di Umane Lettere, Vittoria Grasso. Io innanzitutto voglio ringraziare voi, citandovi di tutti, chiaramente, siete tutti artisti, poeti, vi vedo, se vi cito vi devo fare il nome e devo pure parlare di voi. Allora faccio una cosa. Ne cito uno solo, va bene, che è un mio affascino, diciamo, è Sasà Di Natale, è professore, docente, non so, uno dei pochi poeti che ha potuto pubblicare con case editrici, diciamo, quelle, per intenderci, no? Quelle che contano veramente in Italia. E allora io, sì, io posso partire, secondo pure questa diciamo, immagine che ha giustamente fotografato il professor Ciro Raio, posso partire da qualunque parte, mo mi trovo qua, posso partire da qui, ad esempio. Quelli che non hanno una sola convinzione, il diritto, diciamo, no? Il bianco o il nero, ma quelli che hanno diversità di vedute per quanto riguarda sempre, diciamo, gli etimi, le religioni, le storie e il modo di doversi poi confrontarsi, il confronto. Diavolo infatti viene da diavoli, vabbè, ma io qua non mi metto a parlare di filosofia perché mi faccio bene i conti da chi sono circondato. Quindi in questo senso io posso partire da, mi parto da questo posto, ad esempio, no, noi qua ci troviamo al giardino di Babuc che cura in modo esemplare, come già ha detto il professore Olivieri, i giardini di Babuc sotto c'è stato un ipogeo. Già a partire dalle semplici cose, vedete, ipogeo, che cosa significa ipogeo? Significa sottoterra. Possibile mai che ipogeo significa sottoterra? Andiamo a vedere, allora questo era il mio modo di scavare le cose. Allora tu vieni a scoprire, no, anche se io non credo di citare questa cosa nel libro, perché se voglio citare tutto, cioè non ci voglio un libro, ci vuole un librone, diciamo. Ipogeo significa che sta sotto al sole, poi non è sotto il suolo. La stessa cosa, metimo, guarda, metimo viene da arcosolium. L'arcosolium non è l'arco sotto il sole, sotto il suolo, ma sotto il sole. E infatti il sole veniva disegnato con il rosso pompeano, quello che chiamiamo il rosso pompeano, veniva disegnato su una volta dell'arcosolio. Poi chiaramente questi arcosoli venivano costruiti nel sottosuolo, perché è lì che si mettevano, diciamo, le inumazioni, si facevano le inumazioni. Però l'arco solium significava, e qua ho dovuto smentire persino, diciamo, Ernesto De Martini, i migliori antropologi, diciamo. Perciò quando diceva la professoressa quasi si dispiace, perché effettivamente confrontarmi con grandi come Ernesto De Martini, come, insomma, tantissimi, stranieri soprattutto, e allora ho dovuto, per forza di cosa, diciamo, dire la mia, ecco, va bene. Ho considerato pure che loro avranno trovato, ecco, questi editti e quindi si saranno frenati. Comunque, l'arco sotto il sole. Perché l'arco sotto il sole? E così pure arcosolium, diciamo, va bene, è un luogo dove si rappresentava, dove appunto si veneravano, si mettevano i morti, perché nella grotta, diciamo questo, nella grotta si nasceva,
Nella grotta si moriva, nella grotta avvenivano le feste, i rituali di passaggio. Va bene? E questo da un fatto antropologico, diciamo. No, noi, probabilmente noi siamo vermi che strisciavamo in queste grotte, poi siamo cresciuti, poi man mano siamo... E allora, a rappresentare poi questa grotta, oltre che poi fino a poco fa, nelle grotte fluviali, e qui, soprattutto in questo luogo, tutte le grotte erano fluviali, perché da questa zona, non stiamo parlando di questa zona ovviamente, ma io vi parlo di tutta Napoli, e periferia, e del Monte Somma, dappertutto. C'erano le acque, i monti già producevano acqua, ognuno, perché sono tutti antichi vulcani, e quindi tutti quanti avevano delle sorgenti. Ma poi c'era un fiume Cranio, che l'hanno devastato, l'hanno distrutto, sempre per questi motivi qua, dogmatici. Vabbè, il fiume Cranio che entrava in Napoli prepotente dalla parte di Marano, voglio dire, no? Dalla parte di Chiaiano, e scendeva lungo tutte queste pendici fino a Capodimonte e fino ad arrivare anche qua. Queste acque servivano a che cosa? Servivano a tante cose, oltre che noi avevamo la terra più ricca del mondo, e questo ce lo dicono, fino agli anni nostri si può dire. Io ero un ragazzo magari, ma nel 1957 già... il club, come si chiama, del turismo italiano di Torino, pensate un po', Torino, che già indicava che le nostre terre erano così abbondanti che quasi era stucchevole percorrerle tutte con le macchine, perché tanto che erano, quindi terre ricchissime, l'acqua, veniamo a noi l'acqua, perché poi Partenope, la parte oriente, che io ho voluto mettere nel titolo, sì, anche a rischio di incrociarmi. Partenope, la parte oriente, Partenope, Maya la parte oriente, vale a dire Maya, mentre Maya era dislocata in tutto il mondo pantegenetico, in tutti i continenti, in tutti gli stati, voi trovate Maya, persino in quei paesi che fino a poco fa si chiamavano i cosiddetti paesi del permafrost, cioè quelli seppelliti sotto la neve che non sono mai usciti e che mo stanno uscendo, si sono trovati tracce di Maya, o attraverso i culti delle persone che in qualche modo abitano nelle vicinanze, o attraverso veri e propri reperti che indicano questi culti. Questi culti che però sono stati perseguitati, e Partenope era, diciamo, un impero che viveva di questi culti. Vabbè, questa era una... io la chiamo religione, tanto per abbreviare, perché poi ci sarebbero tante cose. Ma questo modo, questo modello di vita era tipico di Partenope. Quando parlo di Partenope, attenzione, non parlo solo di Napoli, si estendeva fino a Gaeta, Pozzuoli, Pozzuoli, ad esempio, nemmeno questo ho scritto nel libro, quindi potete pigliare. Pozzuoli si chiamava Di Cacchia. Ecco. Signori, io non vi voglio portare più di tanto, perché ecco, avrei preferito che voi mi faceste una domanda, io magari vi rispondevo. Dimmi, Ciro. Visto che tu hai detto prima di fare una domanda, io colgo l'occasione. Prima di tutto mi permetti di ringraziare Ciro, che io conosco da un sacco di anni. All'inizio l'ho conosciuto in una veste, poi man mano negli anni l'ho conosciuto in un'altra veste e ne sono ancora più contento di avere questa amicizia con lui. Quello che volevo cercare di comprendere, se tu hai approfondito rispetto al mio pensiero, sia per quanto riguarda la cosiddetta grotta, sia per quanto riguarda l'arco. Cioè, io penso che nel mio immaginario la grotta io l'ho vista sempre in un momento di riparo, cioè dove da quando noi abbiamo letto la storia, il professore mi ha fatto pensare a quando io studiavo, ero piccolino, un ragazzino, allora si parlava della storia Gesù pure nato nella grotta. Dell'uomo si riparava nella grotta, cercava di trovare anche quel momento conviviale e quindi di difendersi, ma anche di fare la cosiddetta famiglia. Sì. E poi l'arco mi ha fatto pensare, e quindi ti chiedo anche questo, e chiedo pure ai professori se
questo mio pensiero può essere, si può avvicinare a questo, a questa tua, a questo modo tuo di raccontare la grotta, di questa cosa che serve anche quello di riparare. Ma quello che mi ha portato alla mente l'arco può essere, cioè, è una cosa molto molto più, tra virgolette, banale. Siccome io faccio molto trekking nella penisola sorrentina e quindi mi trovo a camminare in questi spazi rurali, una delle guide mi ha fatto notare che i contadini fanno i cosiddetti muri a secco, e per sostenere questi muri loro fanno gli archi, con le pietre. Quindi io penso che non soltanto quello che dite voi, quello che dici tu, che ancora non ho letto il libro, l'arco è quello di unire, di far sì che queste due civiltà che non si conoscevano, perché anche questo potrebbe essere l'immaginario, no? Una civiltà che viene in Italia, viene sul territorio dei Campi Flegrei, quindi si crea una continuità e che noi acquisiamo delle nozioni e quindi ci diventiamo la tradizione, no, ma anche sì, un sostegno per tutto quello che sta sopra quest'arco. Sì, un arco romano che noi definiamo semplicemente, ma è una scienza, un arco a tutto sesto, in effetti non è un'invenzione dei romani. Noi quando parliamo dei romani, se parliamo di romani noi ci dobbiamo riferire ai primi romani, perché poi i secondi romani che vengono nel 300, nel 400 con Costantino proprio, già dobbiamo parlare, non parliamo più di Partenope perché se ne erano andati via da Partenope, loro se ne erano andati a Roma, avevano costruito questa romanità a Roma. Però i primi romani vengono dalla Dacia, scendono dalla Dacia, il primo imperatore romano, che si chiama Alessandro, pensa già era in nono, diciamo, imperatore della sua civiltà, della sua terra, in nono. Pensa un po' quando era antica la Dacia. Quindi Alessandro Magno veniva da quella località, che oggi si chiama la Romania, non a caso. E oggi è l'unica, dopo che si è dichiarato in latino lingua morta, quella è l'unica nazione, è l'unico, diciamo, una serie di nazioni che sono lì, dove parlano in latino. Quindi l'arco, diciamo, in questo senso, i romani vengono da, possiamo immaginarci, con Alessandro Magno. Vabbè, quindi l'arco già esisteva da sempre. I romani non hanno fatto altro che, come dire, di catturarne il senso. Magari lo hanno pure sviluppato tecnicamente, no? E ogni elemento dell'arco poi l'hanno catalogato, l'hanno chiamato con un nome specifico. E da lì si è capito, perché l'arco non è che sono venuti i romani e hanno portato l'arco. L'arco già c'era. Va bene? Loro non hanno fatto altro che convincersi della potenza, della resistenza di quest'arco, che è antichissimo, e di utilizzarlo per tutti i fini, per fare ponti, per fare case, per fare tutto, diciamo. Perché la scienza l'hanno fatta i romani, l'hanno fatta i greci, mica l'abbiamo fatta noi, quelli che venivano chiamati greci, perché i greci eravamo noi. Vabbè, non abbiamo fatto altro che migliorare l'applicazione della tecnica, ma la tecnica era loro, l'hanno fatta loro, la matematica, la tecnica, noi non abbiamo inventato niente, diciamo. Abbiamo solo utilizzato diciamo, le loro conoscenze facendo questo disastro che ci sta portando, diciamo, alla rovina con le applicazioni tecniche. Ma non la tecnica già c'era. Detto questo, non so, se non c'è nessun'altra domanda, io a questo punto direi di chiudere. Allora, vabbè, ci sono altre domande. Parlando un attimo dell'arco, io sono tecnico, sono ingegnere, quindi l'arco è stata una cosa formidabile, perché pensate a fare un ponte
se uno non avesse pensato a Pullo o il popolo, avesse pensato Marco, allora la larghezza di questo ponte sarebbe stata comunque limitata, perché manderete, oggi abbiamo il cemento armato, ai tempi dei romani avevamo i massi tagliati, di crescite, però con l'arco noi abbiamo una struttura che è tale che resiste a carico molto forti, proprio come fatto, e poi sull'arco c'è la chiave di volta, che è quella che mantiene tutto, no, se noi leviamo la chiave di volta se ne cade l'arco. Quindi questa l'importanza dell'arco è una cosa. Però la domanda che volevo fare è questa. Lei ha fatto un'opera che non è giusto definire storica. La storia è scienza, diciamo, esatto o non esatto, non esiste la scienza esatta. È una scienza, però che si basa su documenti, su fatti, eccetera, eccetera. Io penso che lei invece abbia fatto un'opera che riguarda la memoria del nostro popolo in questo caso, certo, ma che può essere estesa a tutti. Ha fatto un'opera anche archeologica, come dicevo, archeologica, no? Quindi andando a riscoprire le nostre origini, le nostre basi. Allora mi viene da chiederle, ma come diceva il professore prima, questa è un'opera anche politica, no? Allora, quanto, innanzitutto, quali e quante sono le differenze tra quello che lei ha esaminato e esplorato rispetto ad oggi? E soprattutto come possiamo oggi, no, usare queste conoscenze perché politicamente, no, riusciamo a migliorarci e a uscire da una situazione che onestamente non è molto brillante? È una domanda un po' più difficile. No. Però... Allora, la prima domanda le rispondo che non è cambiato niente. Non è cambiato niente, nel senso che noi giorno per giorno, va bene, noi assistiamo a una confutazione, assistiamo a trasferimenti, a mistificazione, giorno per giorno. Me ne posso fare migliaia di esempi, no? Partire da un Banco di Napoli, però non voglio entrare in certi argomenti dove si stanno interessando da una parte i neoborbonici, da un'altra parte abbiamo qui pure Enrico Fagnano, che ha scritto un libro che diciamo non ho tempo di pubblicizzarvelo, insomma. E voglio dire, ancora oggi qualche anno fa, va bene, si è aperta una nuova succursale della scuola Annunziatella, che è una cosa, non vi voglio dire che cos'è, è una cosa incredibile, diciamo. Già si è aperta una succursale al nord, vuoi vedere? Io già lo so, quella succursale diventerà diventerà una direzione generale e dopo poi magari si chiederà lo smantellamento dell'Annunziatella, che sta quella in italiano, andiamo a quella tedesca che magari tradotto in italiano si dice una cosa diversa. Sono tutte cose che uno scrittore, penso io, comunque io lo faccio, e va bene, e soprattutto mi conservo i documenti per poter dare sempre risposte. Allora ringraziamo il professor Cecilio Lieri, se vuoi affittare il libro lo trovate in esterno a sinistra per approfondire, per fare una bella. Grazie per la sua attenzione. Bellissimo.